Ciao e bentornati in una nuova puntata di Sai Che? Questa puntata... però aspetta. Ciao Valeria, come stai? Ma quanto sei bella oggi, fantastica, è vero che è fantastica. Grazie Pino, ciao Pino. Benvenuti su Hermes Channel Web TV. Ed ora iniziamo subito con il nuovo Sai Che, come stavamo dicendo prima. Quindi è un Sai Che stagionale. Dopo aver compreso alcune qualità di olive e le loro caratteristiche in un'altra intervista, ora vediamo il proseguo dell'iter delle olive. Da quando raggiungono il frantoio tradizionale sino a diventare olio extravergine. Abbiamo ancora una volta il presidente della Fondazione Agriculture, Piero Tateo di Castellana Grotte, che ci spiega i vari passaggi del frantoio oleario. Però prima di vederci il video, iscrivetevi al canale e non dimenticate la campanellina. E cliccate anche mi piace su video che vi piacciono. Se volete lasciare qualche commento, è ci gradito, è gradito. Certo. Bene, allora ci possiamo vedere il video? Subito! Ciao a tutti! Dopo le esperienze nel campo, oggi siamo al frantoio di Castellana Grotte, che si chiama Antico Frantoio Oleario Valente, e siamo in compagnia del presidente della Fondazione Agriculture, Piero Tateo. Piero, ci spieghi un po' come funziona il frantoio tradizionale? Grazie intanto ad Angelo Valente che ci ospita. E a Castellana ci sono ancora una decina di frantoi tradizionali che sono diversi da quelli moderni in continuo. In pratica qui arrivano le olive, i contadini le portano nelle cassette, poi vanno in questi cassoni. Dal cassone poi vengono versate in una tramoggia che le manda giù per la molitura. E adesso andremo giù nella parte inferiore del locale per vedere come avviene l'estrazione dell'olio. Adesso siamo giù. Piero, a cosa serve questa macchina? Questa macchina è una molazza con le pietre di granito, serve in sostanza a schiacciare le olive per poi farle passare nella gramolatrice, che è la seconda macchina che vedremo adesso. Qui siamo alla gramolatrice, che è una macchina che serve a distaccare le particelle dell'olio dall'acqua. Esce una pasta che viene sistemata verticalmente su un asse e da qui poi andremo all'estrazione dell'olio miscelato ovviamente con l'acqua. Adesso vediamo come la pasta viene immessa sui fiscoli. Ecco, qui siamo già alla fase dell'estrazione, siamo alle presse, sono simili a quelle del vino, chiaramente viene estratto l'olio miscelato con l'acqua e quindi il prodotto andrà in un separatore. Grazie mille Piero. Grazie a voi e speriamo che questa visita sia stata utile. Grazie ancora. Sai che?
può interessare e coinvolgere anche te.